sì, è la mia prima esperienza dopo aver giocato qua e sono strafelice di iniziarla qui. Ho avuto questa possibilità da Marco, il presidente, e soprattutto iniziarla qui a Piacenza, dove mi è rimasta una città col cuore e dove ho visto che la gente, ho lasciato un bel segno perché no, sono stati tutti molto molto contenti. Darò tutto in questa nuova veste e secondo me quest'anno uniamo lo staff con la squadra e tutto questo meraviglioso pubblico e ci toglieremo sicuramente delle soddisfazioni. Sì, farò sicuramente da filtro collante, come hai detto tu, tra la società, l'allenatore, e seguirò molto anche i ragazzi, seguirò molto anche le cose tecniche, le cose se hanno problemi, darò tutta la mia esperienza che ho fatto da giocatore, e però avendo fatto questi 2 anni di stacco sono riuscito a già distanziare il pensiero da giocatore e quello, diciamo, da dirigente o non da giocatore. Sono sicuro, darò tutto quello che ho e sicuramente sarà una bellissima esperienza anche quello che mi darà la squadra e la città, anche perché è uno sport il più bello del mondo, per cui sono felice di farne parte. Sì, siamo costretti a essere ambiziosi perché vogliamo assolutamente arrivare ai livelli più alti, quindi questa importante categoria che è la Serie A, che vogliamo conquistare a tutti i costi. Abbiamo ricostituito uno roster importante, forte, equilibrato, giocatori che un mix tra esperienza e un po' più giovani, e quindi lotteremo fino in fondo per raggiungere questo obiettivo. Sì, quest'anno ci hanno spostato, ci hanno messo nel girone Lombardo, Veneto, ci sono delle squadre che sono attrezzate bene come Bergamo, Orzi Nuovi, poi ritroviamo Cento, però fa parte logicamente di un campionato. Noi siamo pronti, ci crediamo tantissimo, abbiamo rinnovato anche tutta la parte dello staff che è molto motivato, e quindi noi dobbiamo convincerci ogni giorno che il nostro obiettivo unico è quello, la Serie A. Sì, è la cosa più importante. Abbiamo un club di tifosi che è fantastico, abbiamo un pubblico che è venuto numeroso perché veramente c'era tanta gente che di volta in volta ad ogni presentazione aumenta, e questo ci fa capire che c'è affezione. Poi non dimentichiamoci che è il 18 agosto, tantissima gente via, però è la parte importante, quella del pubblico, e quindi da oggi iniziamo la campagna abbonamenti, vedremo la risposta, ma da quel punto di vista lì siamo molto sereni e felici dell'affetto che ci stanno dimostrando.